Ciao ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi andremo ad affrontare la terza ed ultima fragranza che posseggo di Naso Matto. Stiamo parlando infatti di un altro capolavoro di Alessandro Gualtieri, ovvero Fantomas. Fantomas è un profumo del 2020 appunto di Naso Matto, della linea di Naso Matto. Il naso creatore è ovviamente Alessandro Gualtieri. Come vedete la scatolina è molto particolare rispetto alle altre, il packaging è molto particolare, infatti viene presentato così con questa diciamo pellicola rigida plastificata rossa che viene tolta e rivela appunto questo packaging totalmente diverso rispetto a quello della plastica. Infatti vedete questi colori belli accesi, gialli, bianchi e questa scritta molto futuristica, molto strana in caratteri neri appunto. Andrò a leggere ora la classica frase che c'è scritta dietro ogni nasomatto, perché dovete sapere che dietro ogni nasomatto vi è una frase che appunto Alessandro Gualtieri ha voluto scrivere per rappresentare appieno ciò che per lui significa il profumo in questione. Andiamo a leggerla e la frase dice: questa bottiglia di profumo fa parte del progetto Naso Matto, ovviamente. La fragranza invita a cogliere l'elusivo sentore della trasgressività compiuta con naturalezza e al contempo raffinata precisione. Infatti, ragazzi, innanzitutto guardate l'interno. Ecco qua, questo è il profumo. Andiamo a prenderlo. Viene mandata nella confezione anche il suo, diciamo, tappino per quando si viaggia. Ed eccolo qua il fantastico profumo. Scusate, ma questo profumo appunto riflette molto, quindi oggi vedrete un po' di riflessi. Come vedete, ne ho usato abbastanza, è il naso matto che ho usato più di tutti. Stavo dicendo, perché c'è scritta questa frase dietro? Qual è l'ispirazione? Partiamo da questo. L'ispirazione di Fantomas è appunto di un cattivo, di un criminale dei fumetti del passato. Infatti, proprio il nome Fantomas va a definire questo personaggio pelato, blu, non so se l'avete visto, comunque ve lo lascio qua di fianco, così lo potete vedere anche voi. E io personalmente non ho letto nessuno dei Fantomas, scrivetemi se voi siete abbastanza vissuti da aver letto Fantomas, io purtroppo no. Ma comunque è appunto un criminale, un cattivo dei fumetti. Questo dei Naso Matto è l'ultimo uscito, infatti esce nel 2020. La durata, come tutti gli altri suoi fratelli di Naso Matto, è enorme e la scia pure. Probabilmente è un profumo abbastanza molecolare, ovvero che noi quando ce lo spruzziamo non lo avvertiamo troppo dopo un po', anzi in realtà anche abbastanza subito dopo averlo spruzzato, ma gli altri nella stanza, nei luoghi in cui stiamo, lo sentono davvero forte. Questo appunto è dato da delle molecole di laboratorio che appunto vengono inserite all'interno di alcuni profumi, che hanno questo effetto al naso. E quindi ora andiamo alla descrizione del profumo. Allora, parto dal presupposto che descrivere in realtà qualsiasi naso matto, qualsiasi Orto Parisi e in particolare anche Fantomas è davvero davvero complicato, sia perché appunto è una fragranza complessa, una fragranza molto articolata, sia perché una volta che se la spruzza sulla pelle si avrà un'evoluzione davvero sfaccettata e che continuerà dall'inizio alla fine della durata del profumo. La prima volta che l'ho sentita ero da Campo Marzio a Roma, avete capito bene, non era uscita da tanto, volevo tantissimo sentirla. L'ho sentita, me la sono fatta spruzzare sulla carta, non addosso. La prima volta che l'ho sentito sulla carta, ho avvertito subito una nota plasticosa che appunto ricrea perfettamente il sentore di plastica. Alcuni dicono plastica bruciato, gomma bruciata. Devo essere sincero, il sentore di plastica associato appunto a un sentore di melone barra fruttato che avevo percepito sulla carta la prima volta che l'ho sentito, non è un sentore di plastica bruciato, ma più che altro è un sentore di plastica che io, ripeto, ho avvertito sulla carta, che richiama quasi a quelle pellicole di carta, quelle pellicole trasparenti, ecco. Come stavo dicendo prima, in apertura e per tutta la durata del profumo si avverte questa nota molto forte di melone e in generale delle note abbastanza dolci, probabilmente con altra frutta, con altra quasi caramellose, quasi di caramella, che rendono la fragranza abbastanza dolce. Il tutto però viene smorzato barra associato a queste note fumose metalliche, probabilmente appunto della polvere da sparo, che alcuni dicono che la sentono, non so che odore abbia singolarmente la polvere da sparo, però sento comunque, riconosco una nota fumosa, una nota metallica, fredda, che però non è principale nel profumo, è una nota che si sente un po' sul fondo, un pochettino
dietro a questo melone dolce. Infatti avverto in questa fragranza un dualismo che appunto si va ad unire tra appunto note dolci di frutta e principalmente melone barra caramelle, appunto quelle gommose, quelle tutte colorate, che rendono questa fragranza addirittura cremosa, quasi gourmand quasi, con appunto si vanno a rapportare con questa nota fumosa e metallica, probabilmente data dalla polvere da sparo, che ci sta davvero bene. Questo, diciamo, queste due caratteristiche di questo profumo stanno davvero bene insieme. Per chi è questa fragranza? Allora, questa è sicuramente una fragranza originale, come in realtà quasi tutte quelle di Alessandro Gualtieri. Quando l'ho sentita, devo essere sincero, mi ci è voluto un po' per abituarmi a questa fragranza. Infatti, secondo me, io sconsiglio il Blend By, in tutte le fragranze, ma questa in particolare, secondo me è molto difficile che una persona sentendolo si innamori subito. Ci serve del tempo per capirla appieno, ma col tempo, se l'apprezzate, veramente, veramente può dare i suoi risultati. Perché, oltre ad essere appunto una fragranza molto originale, insieme alla persistenza e alla scia che ha, è una fragranza perfetta per chi si vuole far notare e chi si vuole un attimo mettere in mostra. Quindi bisogna avere anche un carattere abbastanza forte, abbastanza, tra virgolette, protagonista, ecco. Quindi sì, io la vedo bene per questo tipo di persona. Ho cercato appunto di spiegarvi il più possibile ciò che sento io in questo profumo. È stato difficile, scusate se non ce l'ho fatta a pieno, ma appunto questi profumi sono davvero complessi, sia da annusare, sia da portare, ma soprattutto da spiegare agli altri. Ecco, vi consiglio di andare a sentirla. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e fatemi sapere qual è il vostro naso matto preferito. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Quindi restate connessi, attivate la campanellina. Grazie del supporto e niente, ciao ragazzi.